Ciao amici e bentornati sul mio canale. Nel primo episodio, che troverete comunque in descrizione, ho cercato di chiarire che cosa sono realmente i kvike. In questo nuovo appuntamento vedremo come meglio utilizzare questi lieviti kvike in fermentazione. Iniziamo subito col dire che fin troppo spesso la sola idea di utilizzare questi lieviti di fattoria può risultare esaltante e piena di aspettative, ma nella maggior parte dei casi i risultati non sono così ottimali. Ragion per cui, sempre più spesso, vengono riportate delle lamentele, con fermentazioni lente e scarse attenuazioni. Il problema più grande risiede sicuramente nel gran numero di culture kvike a disposizione di troppe persone, mentre sono realmente poche quelle con le dovute conoscenze. Dunque, dovete sapere che questi lieviti non permettono scorciatoie o miracoli fermentativi. Come avviene per qualunque altro lievito, anche i kvike richiedono una giusta conoscenza. Un fattore indispensabile per ottenere buoni risultati. Ma andiamo per ordine e vediamo cosa aspettarsi da una fermentazione con questi lieviti. In linea generale, si ottengono fermentazioni rapide, con sapori fruttati, spesso tropicali o agrumati, solitamente comunque poco invadenti, per birre pulite, senza un particolare controllo di temperatura durante il processo fermentativo. Nonostante questi lieviti non siano fenolici, in alcuni casi possono aggiungere un aroma di pepe o spezie natalizie. Possono presentare inoltre anche un sapore molto neutro, che si adatta facilmente a quegli stili di birra che non prevedono un carattere deciso dal lievito. In alcuni casi possono produrre anche insoliti sapori di umami, che ricordano i funghi. Questi lieviti spesso possono esaltare il malto e i tempi di maturazione in bottiglia sono quasi inesistenti. Mentre, per quanto riguarda la conservazione in forma liquida, possono sopravvivere fino a 12 mesi e in forma essiccata addirittura oltre i 10 anni. Detto questo, vediamo come meglio utilizzare questi lieviti. La prima cosa da fare riguarda il controllo delle informazioni relative alla cultura che volete utilizzare. Non tutti i kvike si comportano alla stessa maniera. Controllate dunque il registro dei lieviti di Lars Marius per ottenere le giuste informazioni. Una giusta fermentazione, solitamente, viene favorita da bassi livelli di inoculo del lievito, che fanno emergere notevolmente il carattere del kvike. Basti pensare che tradizionalmente in Norvegia molti produttori utilizzano un grammo di lievito secco per 25 litri di mosto. Detto questo, la questione è più complessa del previsto, perché i kvike vengono usati generalmente per fermentare birre crude, con terreni di crescita ricchi di proteine e sostanze nutritive, diversamente dai mosti che vengono preparati nelle nostre case, dove si preferisce sfruttare al meglio il processo di bollitura del mosto. Naturalmente, non ritengo indispensabile preparare queste stesse birre crude di fattoria per utilizzare una cultura tradizionale, ma la maggiore conoscenza ci può aiutare a gestire al meglio le future fermentazioni. Infatti, per le nostre produzioni, dove il mosto viene appunto bollito, una buona regola è quella di inoculare un quantitativo maggiore di lievito. Proprio per questo, personalmente, inoculo 5 grammi di lievito per 25 litri di mosto, con un'aggiunta indispensabile di nutrienti per lievito. L'Escomet Labs ha realizzato una serie di esperimenti sul tasso di inoculo. Il tutto è stato realizzato alla temperatura di 20 gradi, su un mosto con una densità pari a 1053. Quello che ci viene suggerito dal risultato finale è che un tasso minore aumenta l'intensità del sapore di alcuni kvike. Nonostante ciò, non esiste una regola per tutte le colture. Mentre, contrariamente da ciò che si possa pensare, la ricerca ci mostra che un tasso minore di inoculo non porta a una fermentazione più rapida e più vigorosa. Il tasso di inoculo più opportuno è compreso tra il 10 e il 70%. Nonostante ciò, è importante notare che questo esperimento è stato condotto su bassi livelli di densità e temperature di fermentazione, poco affini con i kvike.
Proprio per questo, mi sembra giusto ribadire ancora una volta che questi lieviti sono usati tradizionalmente per alte densità e temperature altissime di fermentazione. In caso di fermentazioni con densità sotto i 1050 e temperature inferiori ai 30 gradi, il mio personale consiglio è quello di cercare di rimediare, utilizzando sempre i nutrienti, e un quantitativo di lievito maggiore. Il tutto ci permette di evitare fermentazioni lente e scarse attenuazioni. Generalmente, i sapori fruttati e speziati della fermentazione aumentano con la temperatura. Molti di questi lieviti possono essere utilizzati in un range di temperatura sorprendentemente grande, nonostante le temperature estremamente calde di utilizzo tradizionale. Mentre alcuni kvaik, con le dovute accortezze del caso, sia chiaro, possono portare a fermentazioni molto pulite, simili addirittura a quelle ottenute con i lieviti lager. Proprio per questo, quando un lievito kvaik viene gestito come un qualunque altro lievito, con un tasso di inoculo standard e una temperatura compresa tra i 15 e i 20 gradi, generalmente produce un profilo di sapore abbastanza neutro e pulito, con un leggero aumento dei tempi di fermentazione, sempre abbastanza inferiore rispetto ai lieviti classici, un aspetto che cercherò di chiarire nel prossimo episodio. Un altro aspetto che potrebbe indurre ad errore è quello che riporta che i produttori tradizionali, nonché proprietari delle culture kvaik, quando realizzano una birra cruda, difficilmente arrivano ad ossigenare il mosto. Detto questo, per quanto riguarda le nostre produzioni, quindi tra virgolette con mosto bollito, il mio consiglio è quello di ossigenare sempre il mosto. Uno degli aspetti più trascurato con l'utilizzo dei kvaik potrebbe causare problemi per la rifermentazione in bottiglia. Questi lieviti, in poco tempo, tendono a stratificarsi fortemente sul fondo. Dunque, se durante il priming il lievito non si trova in sospensione, non ci sarà rifermentazione in bottiglia. Ad ogni aumento dei tempi tra la fine della fermentazione e l'imbottigliamento, è un rischio. Per evitare tutto ciò, il mio personale consiglio è quello di non attendere troppo prima di imbottigliare dopo la fine della fermentazione. O al massimo, per non avere brutte sorprese, utilizzate un nuovo lievito per la rifermentazione. Un ulteriore aspetto riguarda i lieviti commerciali e i lieviti tradizionali. La primissima differenza tra i lieviti di fattoria tradizionali e quelli che possiamo trovare tranquillamente in commercio risiede nella complessità del campione. Come visto in precedenza, i lieviti tradizionali non sono altro che delle colture miste di ceppi kvaik che possono in alcuni casi contenere dei batteri, mentre, per quanto riguarda i lieviti in commercio, sono generalmente dei ceppi isolati da colture miste tradizionali. Chiaramente, in laboratorio vengono isolati i ceppi, eliminando possibili contaminazioni, alla ricerca di quello che più si adatta ai criteri dettati dall'azienda. In alcuni casi questi ceppi isolati sono stati successivamente miscelati con altri ceppi di colture differenti. Chiaramente, l'obiettivo dell'azienda è quello di creare un prodotto vendibile, che spesso può coincidere con esigenze fermentative poco caratterizzanti, con un ampio range di temperatura e un processo fermentativo brevissimo. Diversamente, i lieviti tradizionali sono stati selezionati negli anni, tramite le esperienze dirette e le priorità dei produttori originari. Ovviamente, nonostante ci si riferisca agli stessi ceppi di lieviti, le caratteristiche essenziali sono abbastanza differenti. La coltura tradizionale funziona in una simbiosi del tutto straordinaria, dove anche i batteri possono essere parte attiva di questa stessa simbiosi. Tutto ciò però non viene supportato ancora da una ricerca di laboratorio che ci possa dire come tutto questo possa avvenire. Resta il fatto che i ceppi commerciali mantengono inalterate molte delle caratteristiche tipiche di una coltura tradizionale, ma non riescono a conservare la stessa velocità di fermentazione, la flocculazione o l'apporto di sapore nella birra finita. Ciò non toglie che l'utilizzo di ceppi isolati in laboratorio sia un'esperienza altrettanto interessante e sicuramente più sicura. Detto questo, ritengo le colture miste tradizionali molto più complesse, a discapito della sicurezza. In passato questi lieviti venivano conservati e utilizzati poche volte l'anno,
spesso per feste e celebrazioni, salvaguardando maggiormente la coltura da possibili contaminazioni. Inoltre, nella maggior parte dei casi, i kvaik vengono raccolti dalla parte alta in fermentazione, aspetto che ha garantito nel tempo una continua e importante qualità. Mentre oggi, nelle nostre case, vengono utilizzati per innumerevoli fermentazioni e altrettante conservazioni, aumentando notevolmente i rischi di contaminazione. Queste colture funzionano sorprendentemente bene, ma ricordatevi che l'utilizzo può essere sempre un rischio poco calcolabile. Nel caso di birre da consumare dopo poco tempo dalla produzione, il rischio è molto ridotto, ma diversamente quello stesso rischio può aumentare in modo esponenziale. Personalmente, appena noto anche il minimo cambiamento nella birra finita, evito di usare quella stessa coltura. Con questo è veramente tutto. Vi rimando al prossimo appuntamento, dove parleremo dei kvaik utilizzati a basse temperature. Ciao amici e buona birra!